Salve a tutti e benvenuti sul canale di Viva Savona in Arte. Oggi siamo seduti in un bar. Iniziamo in un modo un po' diverso, perché non siamo più in un edificio o fuori mano, siamo nel bel mezzo di Savona, nel centro storico, e da qui si gode di una vista fantastica sul luogo che andiamo a visitare oggi, Via Pia, Piazza della Maddalena e i portali del centro storico. Seguitemi. Via Pia, sin dal Medioevo, cuore della nostra città, non è sempre stata come la conosciamo oggi. Inizialmente si divideva in due tratti, uno costiero chiamato Via dei Nattoni o poi Drapperia Superiore, un altro chiamato Via Fossalvaria o Fossavaria, non è molto chiaro. Questi nomi sono già citati nel 1200 in alcuni manoscritti. In seguito, nel 1867, in seguito al soggiorno savonese di Pio VII, fu rinominata per tutta la sua lunghezza fino all'attuale Piazza Diaz, Via Pia. Nel 1931 poi l'ultima parte, da Via Paleocapa a Piazza Diaz, fu poi rinominata Via Mistrangelo. Quello che vediamo oggi è quindi soltanto una parte dell'antica via. Savona, sin dal Medioevo, è una città portuale e ancora oggi, nell'ambito commerciale, è una delle principali in Italia. Dobbiamo ricordare che Via Pia era centro dei commerci nel corso del Medioevo. Difatti, tutto quello che veniva portato giù dalle navi veniva poi collocato qui. La via, larga 4 metri, 4 metri e mezzo, era costituita in questo modo appositamente per far passare due muli contemporaneamente. Essi portavano le merci che venivano accumulate in delle logge come questa, ormai modificata dal tempo. Ma possiamo ancora immaginarcele con i sacchi, le casse e quant'altro che spunciano, escono da queste colonne. Dopo la conquista della città da parte dei genovesi e la distruzione dell'antico borgo, ubicato dove ora si trova la fortezza del Priamar, le famiglie borghesi e nobili si spostarono qui, in Via Pia. I palazzi furono dunque modificati, diventando nella maggior parte dei casi delle torri. Inoltre gli ingressi furono molto abbelliti grazie a questi portali in ardesia, pietra tipica dell'architettura ligure. Questo materiale veniva estratto con i picconi a mano nelle cave in collina e veniva poi portato giù verso la città dalle cosiddette lavagnine, delle donne che portavano carichi di 50 kg o più di ardesia sulle teste. Facevano anche 4-5 viaggi al giorno. Era una vita estremamente faticosa. E dunque, ovviamente, fino al 1800, quando ancora di ardesia ce n'era molta, il business andò avanti. Poi però, ovviamente, con l'esaurimento del materiale, molte persone decisero di cambiare vita e cercare fortuna soprattutto all'estero. I portali di Via Pia sono probabilmente risalenti alla seconda metà del 400 o alla prima del 500, quando le architetture di tradizione medievale e gotica vengono aggiornate con modelli rinascimentali. Le bifore e gli archi acuti, per esempio, diventano finestre rettangolari proporzionate con il resto del prospetto. Essendo la via stretta, l'osservazione delle facciate risulta difficoltosa o poco significativa. Quindi, per dare una solenne dignità alla residenza signorile, vengono realizzati i portali in ardesia secondo la tradizione ligure. Tutto viene decorato secondo modelli classici, con il recupero dell'iconografia antica tratta da monete e medaglie romane, collezionate già dagli inizi del secolo da tutte le famiglie nobili, in particolare da quella dei De Medici. La struttura decorativa segue un modulo molto fisso, un architrave con due angeli che reggono il monogramma di Cristo IHS. Sui due lati poi sono spesso apposti gli emblemi araldici della famiglia, sui piedi laterali i profili di imperatori di Roma e a volte panoplie di armi antiche. Il tutto è reso con poco rilievo, difatti, come è visibile, sono molto piatti. Nel bel mezzo di Via Pia si trova Piazza della Maddalena. Essa, già nel Medioevo, era uno snodo fondamentale per la nostra città. Da una parte, attraverso l'attuale Via Pia e poi Via Mistrangelo, si poteva raggiungere il Piemonte attraverso la Porta di San Giovanni. Dall'altra parte, attraverso Vico Spinola, era possibile raggiungere l'attuale Via Aranco, allora strada Saonensis, e quindi giungere nell'entroterra. La piazza prende il nome dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, che nel 1585 fu sconsacrata e accorpata nel palazzo Sacco Multedo che vedete alle mie spalle e fu poi ristrutturato nell'Ottocento. Attualmente la piazza ospita
dei bar e dei negozi ed è tuttora centro della vita commerciale savonese. Sulla piazza della Maddalena si trova una statua della Madonna di Misericordia, patrona della città di Savona. Essa in precedenza si trovava a Borgo del Molo, distrutto durante la costruzione del Priamar. Essa è qui dagli inizi del Settecento. Sotto si trova una scritta in latino, Consolatrix Afflictorum. Questa ricorda un'epidemia di colera a cui i savonesi riuscirono a scampare. Sulla piazza inoltre, sul Palazzo Sacco Multedo, si trovano due medaglioni dedicati ai due papi della Rovere savonesi, Sisto IV e Giulio II. E anche per oggi il nostro viaggio nella Savona medievale si è concluso. Via Pia è ancora oggi centro nevralgico della vita commerciale savonese e quindi è impossibile non passarci venendo nella nostra città. Io come al solito vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.